Rappresentanti di associazioni ambientaliste e cittadini si sono dati appuntamento davanti al sito che nel settembre 2018 è stato sequestrato per inquinamento dalla Procura della Repubblica di Cassino. Già nel 2017 l'Arpa Lazio aveva certificato contaminazioni anche nell'area limitrofe alla discarica. Per questo il commissario prefettizio del comune di Pignataro aveva disposto il divieto di coltivare prodotti nel raggio di 100 metri. Ma qualche giorno fa alcune persone hanno segnalato alle autorità una piantagione di mais a pochi metri dall'area sequestrata. Queste coltivazioni di gran turco probabilmente andranno a sfamare degli animali che in un futuro probabilmente noi mangeremo. Gli abitanti del posto sono preoccupati per la loro salute. I materiali inquinanti della discarica, spiegano, con le piogge potrebbero riversarsi sulle vicine acque del fiume Liri, spesso utilizzate per annaffiare le coltivazioni. Non voglio cibarmi di questi prodotti inquinati, non voglio mettere a rischio la mia vita e della generazione che verrà a futuro. Ambientalisti e cittadini fanno un appello al sindaco di Pignataro Interamna. Chiediamo immediatamente il sequestro del sito e che si faccia la bonifica di questa discarica che da anni sta inquinando praticamente i terreni limitrofi. Si è rifiutata di...